Come si coagula il nostro sangue? La coagulazione del sangue è un importante processo che permette di arrestare i sanguinamenti. Affinché si formi un coagulo di sangue, deve avvenire una specifica sequenza di eventi a cui partecipano molti elementi diversi. Immagina questi elementi come un gruppo di atleti, chiamato la squadra della coagulazione, dove ognuno pratica uno sport diverso pur partecipando alla stessa gara. Gli atleti di questa squadra dipendono uno dall'altro per completare la competizione. Se uno degli atleti non riesce a completare la sua parte, la vittoria è compromessa, dato che la squadra non può proseguire senza il sostegno reciproco. Questo vale anche per il processo della coagulazione, nel quale diversi componenti lavorano insieme per formare un coagulo di sangue. Se uno dei componenti non partecipa o non funziona, il sangue non è in grado di coagularsi. Come si ferma l'emorragia? Le prime ad arrivare sono le piastrine, attirate dai vasi sanguigni danneggiati. Un po' come degli spettatori attratti verso lo stadio dove si svolge una competizione. La gara ha inizio! La prima prova è una corsa a staffetta che coinvolge una squadra di proteine della coagulazione, chiamate fattori. Ogni corridore della staffetta attiva il successivo in sequenza, passando il testimone. Il fattore ottavo è il corridore chiave, che passa il testimone tra i fattori nono A e decimo. Questo attiva il fattore decimo, che può così terminare la prova. Solo ora può iniziare l'evento successivo. L'evento successivo della gara è una prova di forza con una proteina chiamata fibrina, che è l'elemento forte della squadra, paragonabile ad un sollevatore di pesi. L'atleta incita la folla di piastrine a coordinarsi ed unirsi. La fibrina agisce come una maglia che tiene unite le piastrine, in modo che possano formare un coagulo di sangue che può fermare il sanguinamento. Con questo, finalmente, la competizione può concludersi. La squadra della coagulazione ha vinto! Cosa succede nel sangue di una persona affetta da emofilia di tipo A? Le persone con emofilia di tipo A non possiedono il fattore ottavo, oppure il loro fattore ottavo non funziona come dovrebbe. In questo caso, il corridore di punta della staffetta non può terminare la gara, bloccando così tutta la squadra. Dal momento che non c'è la fibrina a riunire le piastrine, il coagulo non si formerà e il sanguinamento continuerà. Le persone con emofilia A possono essere trattate con una proteina sostitutiva del fattore ottavo. Sostituire il fattore ottavo è come chiedere ad un atleta, per esempio di salto in alto, di sostituire un corridore, così che la competizione possa continuare e la coagulazione possa essere portata a termine. L'atleta di salto in alto ha le stesse capacità del nostro corridore, ma agisce in modo diverso, percorrendo tappe più brevi. Svolge così il proprio compito e poi lascia lo stadio. Non appena un atleta di salto in alto ha terminato la propria frazione, ne arriva un altro che lo sostituisce, così che la gara possa continuare. Questo meccanismo è simile a quello della terapia sostitutiva con fattore ottavo, somministrata ad intervalli regolari per bloccare il sanguinamento. In alcuni casi, gli inibitori possono impedire al fattore ottavo sostitutivo di funzionare, tenendo lontani i nostri atleti di salto in alto dalla competizione. Rimanete sintonizzati per scoprire cosa succederà alla nostra squadra. Presto sarà disponibile il secondo episodio.